10.000 morti tra qualche giorno in Veneto, ma alla fine il Covid è un Big Bang, è un cambiamento della storia, un evento regolatore della storia. Noi siamo abituati, educati a pensare che la guerra è il cambio di passo della storia, ma lo è stato il 68, che è un altro Big Bang, lo è stato il 9 novembre dell'89 col crollo del muro di Berlino, lo è stato il 11 settembre del 2001 e lo è questo. Ma cosa fanno i cambiamenti nella storia? Cambiano i modelli sociali, e qui ci sono alcuni esempi di come cambieremo, però non è un testo di politica. Va bene, ecco, allora le faccio subito una domanda che avevo tenuto alla fine, ma visto che siamo entrati nel Covid, ma il Covid ci ha reso migliori o peggiori? Per esempio, oggi a Venezia è stata inaugurata una mostra dei disegni dei bambini e sono tutti in positivo, nella speranza, eccetera. Però pesa molto sui ragazzi questa cosa. Ecco, lei che incontra giornalmente molte persone di tutti i tipi, ecco, ci ha reso migliore o peggiore questo Covid? Dipende dalle fasi. Ma se ci pensate, la prima fase aveva delle caratteristiche, no? Io dirò un sacco di roba del libro, ma saranno l'1% di quello che c'è scritto nel libro. Anche perché ho rispetto per chi lo comprerà ed è giusto che abbia una sorpresa nel libro, no? Perché se no mi dice, vado a farmelo raccontare, mi costa meno, mi passo il 90 lì. La prima fase è stata caratterizzata da un sentimento umano, la paura. Avevamo tutti paura di morire. Anche lei dice che ha avuto paura. Certo, cioè, inutile far finta di dire che sì, vabbè, non avevamo il sentimento di oggi. Il sentimento umano di oggi non è quello della prima fase. Oggi sappiamo che possiamo ammalarci, sarà difficile che ci moriremo, perché questo è l'immaginario collettivo. Allora non sapevamo quanti sarebbero morti. Infatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo riempito i terrazzini e cantavamo. E se pensate, è una sorta di esorcizzazione di comunità. Però poi il sentimento è cambiato. Da quel modello di comunità ideale che avevamo dei terrazzini, dell'andrà tutto bene, siamo pian piano, abbiamo virato verso una comunità che sempre più si è spaccata a metà. È vero che la parte maggioritaria continua questo lavoro di comunità, basti pensare che oggi il numero dei cittadini veneti che si sono vaccinati ad oggi rappresenta l'86% ufficialmente il dato di oggi. Stiamo vaccinando bene. Però è pur vero che abbiamo anche scoperto, questo è uno degli aspetti di questo Big Bang, che dobbiamo fare i conti con una comunità per la quale noi abbiamo abdicato al ruolo di formazione dei cittadini e abbiamo formato dei consumatori. E questo lo vediamo che davanti a un piano di sanità pubblica, tutti noi siamo figli di piani di sanità pubblica, chi è che non si è fatto le vaccinazioni accompagnato dalla mamma? Chi è che non si è fatto le profilassi accompagnato dai genitori? Bene, nonostante questo, oggi davanti a un nuovo piano di sanità pubblica abbiamo capito che c'è una parte di comunità che non vive più la sfida come una sfida di comunità. Ti dice, guarda, io vaccino non me lo faccio. E uno può dire, e magari ci aggiungono. Perché questa è un'altra roba, non sono i vaccini che ho fatto io. Cioè, lasciando perdere le puttanate che leggo sulle descrizioni dei vaccini. Io lo posso dire perché li ho studiati. Tanti di quelli che parlano hanno l'impressione che non sappiano neanche mettere assieme la cena con la pranzo con la cena. Volevo vedere se stavo attento. Siamo tutti commissari tecnici, adesso siamo tutti virologi. Però, attenzione, e poi vado a guardare, sì, i protesti per i vaccini. Io penso che sia legittimo, se uno condivide una cosa, può anche manifestare. Lo fai per il Green Pass, ne prendo atto, ma poi ti guardo in faccia e dico, ma questi qua non erano gli stessi che protestavano perché non volevano.